Napolitano Giovanni, Esposito Porzione Giacomo, Paduano Giuseppe, Palma Santa, Ufano Saverio, assente, Buonaiuto Cristina, assente, Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Cevino Cristina. Allora, prima di cominciare, mi è d'obbligo a leggere la comunicazione pervenuta in data 23 marzo 2016, con protocollo numero 1620, con il quale la consigliera Cristina Buonaiuto consiglia di voler far parte del nuovo gruppo consigliare, gruppo civico Vero Scisciano. Quindi si prende atto di questa comunicazione. Quindi passiamo a quello che è l'ordine del giorno. A cui noi ci vogliamo attenere, ma adesso pure lei si attiene,
è quello che dice che trascorso un certo numero di giorni, poi diciamo, continua il segretario generale, ricordo perfettamente il numero di giorni, ho una risposta negativa o positiva per poter inserire quel punto all'ordine del giorno, non ci deve arrivare. Non è che noi siamo da novembre così è disattesa una richiesta che anche se viene dal gruppo di minoranza, il regolamento dice che ogni consigliere ha il diritto di formulare attraverso delle iniziative delle proposte. Noi l'abbiamo fatto in tal senso, riteniamo che il Presidente del Consiglio tuteli tutto il Consiglio Comunale, anche noi, in questo caso noi ci aspettiamo da lei una risposta in merito. Quindi abbinando le due cose mi spieghi il motivo della lettera che io ho consegnato l'altro giorno. E vado oltre, io alla conferenza di gruppo di domani, cioè se non si cambia atteggiamento nei confronti del gruppo di minoranza e si continua il gruppo di minoranza, tre consiglieri che desiderano contribuire insieme a chi deve governare, insieme alla maggioranza, contribuire, come dire, sulle proposte che poi a loro giungono sulle quali chiedono, come dire, un loro parere in merito, contribuire alla soluzione di guardare sempre, salvaguardare la cittadinanza. No, rispetto a queste cose, ripeto, con tanta calma, con tanta spensieratezza, gliele ripeto, preannunciandole in questo contesto che non ne fate la nostra lettera, che oggi lei mi fa pervenire sempre dal ministro comunale un'ulteriore nota per la convenzione della conferenza di Capigruppo per domani alle 17.30, se leggo bene. E mi consente, sarebbe stato il caso al limite di convocare entrambe le conferenze e farle pervenire quando poi in modo improprio mi è pervenuta quella dell'altro giorno relativa a questo consiglio. Allora, non desidero assolutamente pensare, concludo, che dietro la lettera che io vi ho fatto pervenire possa essere poi, come dire, arrivata la convocazione della conferenza di Capigruppo di domani. Poi, nel senso, io sentirei l'esigenza di comprendere anche uno dei capigruppi, non c'è assente ed è il collega Lufano Saverio, ma sentire l'esigenza di ciò che pensa anche l'altro capogruppo che rappresenta la maggioranza, in qual caso anche il signor Saverio, se ritiene che la proposta formulata dal gruppo di minoranza è una proposta, come dire, che possa raggiungere anche la sensibilità di chi rappresenta il gruppo di maggioranza. Cioè, da sempre, ripeto, noi non desideriamo altro che, ordinati da lei, e ripeto, dire questo significa che noi la individuiamo, la identifichiamo come Presidente del Consiglio Comunale, quindi anche come Presidente nostra, e in tal senso ci si comporti nei nostri confronti come normalmente lei si comporta con il sindaco, l'esecutivo e il resto dei consiglieri di Comune. Io la ringrazio del tempo che mi ha dato. La ringrazio di quest'ultima precisazione, proprio sulla scorta di quello che lei ha detto per quanto riguarda la convocazione della riunione dei capigruppi dell'altro giorno, è appunto mia intenzione incontrarci per poter divenire discussione di questo e del Consiglio Comunale e in qualche modo confermarci un ringrazio, perché so benissimo che c'è stata una richiesta che portava all'ordine del giorno la questione di novembre. Incontri, siamo messi la volta in quegli uffici e sa soprattutto che negli ultimi giorni la normativa o la giurisprudenza in tema ha stravolto un po' quelle che erano le premesse e il regolamento che avevamo a suo tempo stipulato. Quindi è stato forse mio per eccesso di zelo e di premura soprassedere un attimino, aspettare quest'ultimo e capire che direzione va il legislatore che avveniva un regolamento che sia attuale e soprattutto che sia utile ai cittadini, che sia rispondente alle esigenze, perché loro sanno meglio di me se hanno proposto quel tipo di regolamento e vuole trattare quell'argomento, quindi penso che lei meglio di me lo sia, perché ha visto che cosa è successo in quel
Quindi se noi avessimo portato in commissione, in consiglio, il regolamento del mese scorso, ci saremmo trovati in difficoltà, ci saremmo trovati con un regolamento, ahimè, obsoleto e non adatto a quello assolutamente. Quindi era la mia intenzione vederci che poi a qualche modo ha preferito non presenziare a quella riunione, ma era proprio quella l'occasione per poter venire ad un confronto su questi consigli comunali che lei ha visto che sono consigli abbastanza tecnici e dettati da scadenze imposte dal legislatore nazionale o in qualche modo per quanto riguarda le file poi della procura e di altri enti, visto che tra virgolette di politico o di autonomia dell'amministrazione c'è ben poco in questi due consigli, ma sono consigli tecnici oserei definibili. È la mia intenzione, l'intenzione e l'esigenza soprattutto, oltre al Consiglio Comunale che da qui a poco ci aspetta per il bilancio, che è una scadenza fissa e nessuna novità sto dicendo, un ulteriore Consiglio Comunale, perché oltre alla questione che lei faceva ben pensare della proposta di Cisciano Bene Comune, di in qualche modo addivenire ad un regolamento, anche in attesa di, ripeto, dei cambiamenti che ci sono stati proprio l'altro giorno, anche le altre questioni. Non mi metto qui alla telecamera, che lei sicuramente conosce il tuo intento e che sono rimaste in sospeso e che chiedono comunque al Consiglio Comunale di esprimersi. Quindi non c'è stata né superficialità, né ambiguità, né tantomeno un comportamento antidemocratico, se non ricordo male, ma sulle esigenze di carattere organizzativo che purtroppo non sono andate a buon fine, vista la sua assenza sua come dell'altro membro alla riunione dei capogruppi, che poteva essere era quella l'occasione e la sede per poter divenire un ragionamento di questi due consigli e di tutto quello che è rimasto in sospeso. Queste erano le mie intenzioni, sono stata proprio sincera e quindi ecco perché sono rimasto solo degli altri. Rimane sempre un dubbio, dato che lei in passato, qualche anno fa, tutti voi da qualche anno e mezzo, due anni, ha perso lei questa abitudine, cioè lei mi chiamava telefonicamente e mi evidenziava dei fatti. Tanto è vero che il regolamento, sempre che dice, lei cosa conosce bene, bravo che può attraverso anche poi il telefono oppure via mail, eccetera. Quindi queste cose, di consenso, non devo accettare la conferenza dei capigruppo oppure dobbiamo accettare il Consiglio Comunale per poter pensare. Ma lei lo sa benissimo che pure fare una come la fate legge, se qualche volta io posso mancare, come io chiamo lei, aspettando lei liberamente, mi può omaggiare di una sua telefonata, in qualche modo richiamarmi all'ordine. Mi voglio fermare qua, sa perché? Perché poi no, che io sono facilmente rintracciabile anche di notte. Lei mi è chiamata durante l'orario d'ufficio e risulta difficile, lei lo sa. Andiamo avanti. Quindi la ringrazio, ma andiamo avanti. Quindi passiamo al primo punto dell'elettorale, che è la sua approvazione delle varie sedute precedenti. Sì. Visto che l'ingegnere è chiamato in causa, chiaramente se c'è stato qualche ritardo bisognerà fare in modo che non accada più, chiaramente. La questione del baratto credo che effettivamente, al di là dei tempi trascorsi, so che stanno gestendo gli uffici e penso la commissione, forse nel approfondimento, però per quanto mi riguarda quello che voi penso che vi sapete abbastanza bene l'apertura, penso che sempre almeno il dialogo è sempre la strada maestra. Detto quello che noi abbiamo proposto. Dopo di vi ricordo, grazie. Allora passiamo alle conclusioni delle mani della seduta precedente, che sono la seduta del 28 giugno con la del 28 gennaio, quindi scusa, con la delibera numero 1, le tue approvazioni del mani seduta precedente. La numero 2 delibera giunta numero 91 del 31-12-2015, documento unico di programmazione e approvazione.
la delibera numero 3, approvazione del piano di protezione civile, la numero 4, avendo oggetto l'articolo 33, comma 3 bis del decreto legislativo 1962-2006, istituzione mediante accordo consultivo di una centrale unica di committenza per i comuni del convenzione urbano mediante delega di funzione alla società in house, agenzia locale per lo sviluppo della Milano, la numero 5, approvazione del regolamento comunale per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali della Deco, e poi la seduta del 23 febbraio 2016 con la delibera numero 6, istruzione monotematica sull'ambiente, richiesta dal gruppo consigliere Cisciano Bene Comune. Voti favorevoli? Una linea. Due, quindi il monotematico e il giorno di gennaio. Ah, perché poi il monotematico non abbiamo avuto un no, perché era monotematico, quindi fu discusso la persona. Quindi il numero 2, articolo 3, comma 55, legge numero 244-2007, approvazione del programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2016, relazione versi. Vabbè, come ogni anno siamo chiamati a deliberare su questo argomento che ci viene proposto, in realtà l'articolo 42 del testo unico di autonomia locale degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267 del 2000, prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmati, programmi triennali, programmi di opere pubbliche, e poi in pratica ci chiede di deliberare se approvare o meno programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016. In realtà noi non abbiamo necessità di conferire, diciamo così, nessun incarico di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016, così come abbiamo fatto anche per gli anni precedenti. Quello che lei, avvocato,
Aspetta, il microfono. Esatto, cioè, dico esplicitamente, l'anno scorso noi abbiamo approvato l'unanimità quest'anno, noi della minoranza desideriamo arrivare, diciamo, a una conclusione del genere. Per poterlo fare, e dato che è un atto, tra virgolette, tecnico, allora dovremmo prendere quella là, all'idea di cambiare l'anno, passare dal 2015 al 2016 e poi rimane uguale. Pure perché l'anno scorso, sindaco, se ricordo bene, neanche l'amministrazione chiedeva di dare i carichi, di individuare il comunicato, non è cambiato proprio in merito, e neanche la legge poi ha aggiunto. Anzi, è uguale proprio. Allora perché non parla uguale a quella dell'anno scorso? In modo tale che sia tutti. Cioè è diverso il sistema, perché la proposta di è il dispositivo. Il dispositivo, avanti il dispositivo. Si parla di non approvare alcun tipo di consulenza, se volete leggere, se la legge della quale. Parte il fatto che viene, io se tra gli altri anche se mi riportato solo il frontespizio di quella delibera, quindi per essere incluso negli atti immagino che si faccia riferimento, tra le altre cose nel mio intervento ho detto che ci rifaremo allo stesso provvedimento che abbiamo prodotto nel 2015, lo riproponiamo anche nel 2016, quindi non c'è nessun tipo di problema. Questo è faccio un esempio, quando si dice l'anno scorso, quando si diceva, anzi mi correggo, delibera, c'è un punto 4, lascia perdere una sciocchezza, può essere anche rilevante, però l'anno scorso non l'abbiamo detto, mi riferisco agli allegati proposti dal gruppo di minoranza, perché non li ricordo ulteriormente nella proposta di delibera di quest'anno, cioè significa che poi all'inizio ci avete fatto parlare, non essere cattivi. Ci avete fatto parlare l'anno scorso, però poi alla fine quest'anno non mi tenete utile. Tanto noi niente di eccezionale. Avevamo proposto degli allegati, che vi faccio vedere, potete ricordarvi, che erano gli allegati dove noi non riportiamo zero, non riportiamo niente, però erano fatte simile, non in uso in amministrazione, perché l'anno scorso, se vi ricordate, ve lo chiesi, e se non era il dottore Attento, l'avvocato Attento, era il segretario generale, se no. Anzi ce lo dico, ci dico che poi la leghiamo agli altri. È possibile tutto questo? Vabbè, un eccesso di secondo la leghiamo anche degli altri. Penso che fondamentalmente siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che deliberiamo che non vogliamo affidare nessun incarico esterno di consulenza o quant'altro all'amministrazione comunale. Cambiare l'anno, e quello è uguale, ce ne ho cambiato. Quindi che si dà più integralmente il passo. Vabbè. Quindi deliberiamo. Quindi approvare la parte espositiva del presente anno. Non approvare alcun programma degli incarichi di studi, ricerca e consulenza per l'anno 2016. Dalle altre che presenta provvedimenti in conformità di criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti e permessa di chiamare, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistente nella resa di servizio adempimento obbligatorio per la legge, né riguarda gli incarichi per la rappresentanza di giudizio. E quindi poi si dà per dire che la posizione che gli altri incarichi istituzionali necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Allegati alla presente per formare parte integrante e sostanziale relativi al programma annuale di incarichi. Va bene. Se qui si danno per ripetere il trascinamento. Quindi voi di favorevoli, avete ricevuto così formulato, all'unanimità. Ok, votiamo anche l'immediata esecutività della stessa, voi favorevoli. Passiamo al terzo punto del giorno, articolo 117, decreto legislativo 267 del 2000,
disciplina generale dei tariffi, della funzione dei beni e dei servizi, dell'esercizio finanziario 2016, relazione ai sindaci. Anche qui siamo chiamati a deliberare, come ha detto il Presidente, sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l'esercizio finanziario 2016. Noi l'unico, nell'ambito dei servizi a domanda individuale, elencati dal decreto del Ministero dell'Interno, l'unica, questo comune gestisce direttamente un solo servizio, che è quello del servizio della mensa scolastica. Quindi si ripropone anche qui lo stesso deliberato dell'anno precedente alle stesse condizioni, praticamente non muta l'impegno a carico dei cittadini che vanno ad usufruire di questo servizio. 2 euro a pasto, giusto? È così? 2 euro. La percentuale? Percentuale? Ah, non la mi puoi riportare, la percentuale non arriva. La proposta che noi abbiamo non è, quindi non sappiamo niente, se ce lo dite gentilmente. Non inferiore. Non inferiore a 36. Non inferiore a 36, 190. Ok. Sì, sì, aggiunge. No, in merito l'unica replica che vorrei fare, che il sindaco, io scusa, il sindaco di Ufficio, insomma, questo non è un giustizio, perché l'amministrazione ha ritenuto che l'altro servizio deve essere reso gratis ai cittadini, cioè invece al trasporto scolastico. Cioè, lo diciamo in modo che siamo convinti che il trasporto scolastico... Per aver citato questa sì. Un'altra cosa.
E poi volevo formulare una domanda, ma non so se è così, a lei che è relazionato all'assessore all'urbanistica che è presente. Quindi, cioè quando il tecnico dice che ecco testualmente, che quando concerne le aree che le mette a me, se non mi fidate della legge del mare. Allora, per quanto concerne le aree per la residenza, legge 167, 800, tutte le aree sono state assegnate e poi in parte edificate. Che significa in parte edificate? Cioè che c'è un'altra parte di queste aree assegnate che non è ancora edificata e quindi merita di ulteriori congestioni. No? Cioè ci spiegate poi le maggioranze. Allora, penso che letteralmente significa che tutte le aree sono state assegnate. Evidentemente c'è qualche area di quelle assegnate su cui non è stato realizzato quanto doveva essere realizzato. Questo significa. Ma se significa, io scusa di ricordo. Quindi ha deciso di rispondere lei e non l'assessore all'urbanistica. Quindi chiedo scusa. Confermo quando è se è vero quello che lei dice e noi la crediamo, e allora si dovremmo andare a determinare qualche prezzo, proprio dice la legge. Invece noi dichiariamo che dato che non si dispone di aree fabbricate disponibili per la cessione, quindi non vanno determinati i prezzi. Io ripeto, desidero comprendere. No. Allora, io ho detto che le aree, come dire, non lo dico io, perché almeno la relazione la fa il responsabile dell'ufficio tecnico, quindi non è una cosa che compete a me, così come scrivere letteralmente, perché naturalmente la proposta non la fa il sito, ma la formula il responsabile del settore. È chiaro che il responsabile del settore, che tra le altre cose sappiamo tutti, no? Che con l'avvento della Bassanini le concessioni ed eventuali altre autorizzazioni non c'è stata questa separazione tra organo politico e organo tecnico, quindi non le concede più il sindaco, che succede una volta che firmava, sottoscrive, ma le concede il responsabile dell'ufficio tecnico. Quindi il responsabile dell'ufficio tecnico in questo caso ci dice, e io interpretando quello che dice il responsabile, non interpretando il responsabile dell'ufficio tecnico, non sono d'accordo con lei perché sarei d'accordo con lei nel momento in cui ci fossero delle aree da assegnare, quindi in questo caso ci sarebbe un prezzo da determinare, ma le aree sono state assegnate tutte quante, evidentemente su parte di quelle aree non è stato ancora realizzato l'intervento manufatto, ma l'area è stata assegnata. Infine, credo che questo sia. Ok, grazie per quindi passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è l'affidamento di gara alla centrale unica di committenza dell'agenzia Aedola in relazione al sindaco. Come è stato citato precedentemente dalla Presidente, noi nel Consiglio Comunale del 4 gennaio, cioè del numero 4, il 28 gennaio 2016, abbiamo votato all'unanimità l'adesione alla centrale unica di committenza. No, allora forse sto ce l'ho davanti, quindi pensavo che. No. Che cosa
si propone stasera, poiché ci sono in pratica delle gare che necessitano, poiché come tutti quanti sapete è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, che è entrato in vigore, se non mi ricordo male, il 16 aprile di quest'anno, del 2016, quindi anche i comuni che hanno già deliberato sia l'adesione che sia avevano approvato il regolamento saranno tra virgolette, cioè non, costretti ad approvare un loro regolamento per riformarlo alla nuova normativa che è entrata in vigore sul codice degli appalti. Avendo noi dei servizi da, per i quali espletare delle gare, che sono poi in qualche modo uno è il servizio di igiene urbana, l'altro è il risanamento della scuola media di Cisciano, proponiamo di affidare all'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, nelle more dell'approvazione poi del regolamento, queste due gare. L'Agenzia Area Nolana si è dichiarata disponibile a espletare queste due gare, anche non pretendendo alcun costo da parte dell'amministrazione comunale. Quindi noi proponiamo di votare questa delibera che prevede l'affidamento di queste due gare all'Agenzia Area Nolana a costo zero. Allora, veramente su quest'atto, su questa proposta di delibera, noi consiglieri del gruppo di minoranza abbiamo tanti dubbi. Il primo, quello più immediato, sarebbe vuol dire che l'Agenzia di Sviluppo ha quantificato le spese a costo zero per l'amministrazione comunale di Cisciano. Ma lasciamo bene, perché non è questo quello che poi determina l'eventuale affidamento a poter svolgere i relativi appalti. Il problema è che bisogna partire un po' da lontano. In che senso? Noi, se lei si ricorda, sindaco, ovvero se lui in mente sicuramente, il contrasto per non votare all'unanimità un'altra volta la proposta di delibera numero 4 del 28 gennaio era che la maggioranza proponeva di aderire già alla CUC dell'Agenzia di Sviluppo Nolano. Noi della minoranza dicevamo che, e lo riteniamo ancora ad oggi, che per legge è indispensabile, siamo convinti, straconvinti, che bisogna andare in riferimento ad una comunità, cioè a un centro unico di committenza. Perché? Perché diciamo, un po' le leggi sopraggiunte da alcuni anni a questa parte hanno fatto sì che, soprattutto quella relativa alla spesa di più, hanno fatto sì che diciamo, si è tenuto evidente che la riduzione dei costi per alcuni servizi deve essere ridotta per le amministrazioni locali, in particolare i comuni, e quindi bisogna andare verso questo centro unico di committenza. Il problema è che all'epoca, cioè all'epoca, il 28 gennaio, noi ritenevamo che non dovevamo già immediatamente aderire alla CUC dell'Agenzia di Sviluppo Nolano. Io vorrei dire che, a prescindere poi dalla proposta formulata e da ciò che viene in qualche modo scritto, e in questo caso è scritto da lei, sindaco, e non dal responsabile diciamo del settore, a prescindere che ci sono i pareri, li leggo qui, è che vedevamo bene che poi alla fine l'Agenzia di Sviluppo Locale di Nola ha solo recensione all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione. È vero che la normativa dice che bisogna almeno essere iscritti, ma è pur vero che in un certo qual modo non sappiamo se un domani, volendoci riferire
agli articoli 37 e 38 del nuovo codice degli appalti, e quindi mi riferisco al decreto legislativo numero 50 di aprile, pochi giorni fa, di aprile 2016, immaginiamo che l'Agenzia di Sviluppo non avrà la qualificazione da parte dell'ANAC. E quindi all'intersetto, come dire, viene a cadere tutto ciò che poi nel frattempo ha costruito, per cui ha lavorato, per cui ha prodotto, eccetera. Ma questo, diciamo, è relativo, perché la maggiore convinzione nostra è quella, e questo me lo dovete consentire, di una inefficienza, io direi, politica fondamentalmente, ma anche amministrativa. Amministrativa io intendo, come dire, non tanto riferite ai funzionari del comune, ma riferite all'esecutivo. E vi spiego perché. Io sono convinto, avendo avuto il regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori, cioè mi riferisco a quello modificato e prima dell'approvazione del nuovo codice degli appalti, avendo ricevuto il 7 marzo 2016, ci siamo convinti che sicuramente l'avvocato Demo, non lo so, il segretario generale, l'avrà ricevuto, avendo partecipato agli incontri presso l'Argentina, l'avrà ricevuto qualche giorno prima, qualche settimana prima di questa data. Allora uno si chiede, è vero che era in itinere l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo codice di appalti, del Parlamento di nuovo, del Consiglio dei Ministri del nuovo codice di appalti. Però è pur vero, come dire, che altri comuni appartenenti alla stessa agenzia hanno ritenuto di andare in Consiglio, portare questo regolamento, quindi riferisco, approvarlo e non andare, come dire, contro all'articolo 30 del 2. L'articolo 30, ricordo al Consiglio, il riferimento è convenzioni. E che poi, guarda caso, riferito alle direttive, alle delibere prodotte dall'ANAC, nonché alla normativa stessa nazionale, noi dobbiamo arrivare alla convenzione. Cioè noi stiamo stasera qui affidando un qualcosa, tradotto in parole povere, che potrà eventualmente un domani produrre anche a chi si assume la responsabilità di proseguire su questa strada, cioè su questo affidamento, anche un eventuale danno erariale. Allora in tal senso noi, gruppo di minoranza, riteniamo che sicuramente per non incorrere in contenziosi futuri e quindi procurare danno, noi voteremo contro a questo, ad eccezione, ripeto, che il Consiglio non decida anche sabato d'urgenza, che c'è l'altro Consiglio, di venire qui e venire con il regolamento per la gestione associata che poi in itinere si dovrà approvare successivamente. Noi non ci sentiamo di approvare quest'atto, sebbene riteniamo che il servizio di igiene urbana e l'utilizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti è un servizio che deve essere garantito alla cittadinanza di Ciscia. E dato che è in scadenza quello, come dire, di quello attuale con la ditta pubblica, se ricordo bene, bisogna fare la gara. Ed è una cosa importantissima, è anche urgente, non tanto urgente, il risanamento della scuola media è un modello che potrebbe eventualmente essere, come dire, demandata a un momento successivo all'approvazione del regolamento stesso. Allora, in soldoni, cioè in sintesi, ripeto, noi del gruppo di minoranza non riteniamo che l'agenzia di sviluppo Nolana abbia quello che sono le competenze tali da poter essere poi eventualmente un domani qualificato.
Sì, però non ci ripeta poi l'intervento a seguire, come già è stato detto nella proposta, che l'agenzia con nota 69 del 13 gennaio 2016 comunica che è stata completata con esito positivo la procedura di registrazione della centrale unica di committenza tra, che è la stessa risulta iscritta all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Perché è quello che ho detto al fine, l'iscrizione c'è, nessuno l'ha visto. Altra cosa è quella che poi questa agenzia dovrà essere qualificata. Per poterlo essere, ha bisogno di determinate requisiti, determinate risposte, determinate parti. Non sapremo se questo è o sarà. Rispetto a questo riteniamo che la proposta di delibera, così come presentata, sicuramente arrivare a un contenzioso nel momento in cui andranno a disputare queste due gare. Rispetto a quel contenzioso, noi consiglieri di minoranza non ci sentiamo di assumerci le nostre responsabilità, soprattutto non perché diciamo non siamo in grado di poterlo fare, anzi noi siamo chiamati, e non lo siamo mai stati in questi tre anni, dimostriamo di assumerci le nostre responsabilità. Problema manco. E perché, data la negligenza politico-amministrativa di averci condotti stasera qui con questo punto e in questa formulazione all'ordine del giorno, allora noi diciamo no, perché i mezzi e le proposte potevano essere diverse. Da marzo adesso sono trascorsi due mesi, ma con tanti mesi, perché direi che l'avvocato Andrea questa proposta è andata a discutere con l'agenzia verso febbraio, quindi da allora e prima dell'approvazione del nuovo codice di appalto potevamo venire in Consiglio Comunale a approvare quel regolamento, tutelandoci rispetto al nuovo codice di appalto che poi da lì veniva ad essere approvata da aprile. Oggi l'amministrazione comunale di Cisciano non avrebbe avuto problemi, noi Consiglio Comunale che dobbiamo decidere meglio non avremmo problemi, i funzionari che devono essere chiamati, ripeto, e ci potrà essere questo contenzioso perché vi voglio lasciare immaginare, soprattutto poi per il servizio di igiene urbana. Immaginiamo che vince la gara Pippo Pallino, il secondo subito fa ricorso, sindaco di Mediano quello che da due anni, un anno e mezzo, abbiamo non noi continuiamo, i ciscianesi assistito a ciò che è stata la questione Via Rossi, la dico così in modo semplice, per non dire strada, eccetera, eccetera. Attraverso contenziosi vari, diciamo, i lavori sono ritardati di un anno e mezzo, due anni. Il problema è che Via Rossi poteva anche attendere un anno e mezzo, due anni. Il servizio di igiene urbana e ottimizzazione del servizio di raccolta di rifiuti non potrà attendere, perché è un servizio che bisogna necessariamente garantire alla comunità. Quindi, ripeto, e in tal senso credo il dottore Andreo, poi successivamente formulerò, non lo so se ha verbalizzato quello che ho detto. Se già gli atti, si mette avanti a no, non niente agli atti, quindi vi prego di sintetizzare quello che sono i motivi per cui il gruppo di minoranza dice no. E a dire poi cortesemente, prima di concludersi il consiglio, di poterci far ascoltare in modo da condividerli insieme. Grazie. Allora, io chiaramente non leggo perché francamente non sono riuscito a seguire l'ingegnere napoletano, a dire la verità, o meglio, non ho capito, forse sono io che non riesco a, come dire, a capire, a focalizzare. Allora, pertanto mi chiama il voto di astensione del gruppo di minoranza sulla proposta di adesione, in quanto ferma restando la volontà di aderire all'agenzia aria romana, non ritengono di dover votare.
volontaria d'adesione senza avere conoscenza dello schema definitivo di accordo. Quindi, se l'italiano è italiano, significa che il gruppo di minoranza avrebbe votato l'adesione all'agenzia regolata a condizione che fosse stato approvato anche lo schema di regolamento. Ok? Poi stasera scopriamo invece che Gentile ci ha detto che l'agenzia Aerolana non ha i requisiti per poter fare delle cose. Quindi non fare
che votate a favore per quest'atto. Darà parere favorevole a quest'atto, potrà produrre contenziosi futuri per l'amministrazione comunale e quindi relativi danni erariali all'ente. Il voto di minoranza viene, come già dichiarato nel Consiglio Comunale del 28 gennaio nella delibera di Consiglio numero 4, di essere favorevole all'adesione verso una centrale unica di committenza e come allora pone in discussione che l'Agenzia di Sviluppo Romano possa avere le competenze come dettato sia nell'articolo 37 e 38 del nuovo codice degli appalti, che se ricordo bene è il decreto legislativo 50 del 2016, e sia nei deliberati e o decreti sia dell'ARA che ministeriale, in particolare quello dell'economia e finanza. Grazie. Sì, dichiarazioni di voto. Allora, desidero sottolineare innanzitutto chiaramente non dell'affermazione chiarire un aspetto, lo sottolineo nuovamente, non oggi come allora, perché allora il gruppo consiliare di minoranza era a favore dell'adesione alla centrale unica di committenza dell'Agenzia dell'Aria Navale, come si può facilmente ricordare. Avete anche approvato anche qua, quindi di conseguenza quello che sta scritto è chiaro. Allora, pertanto il gruppo di minoranza sulla proposta di adesione dichiara il voto di astensione del gruppo di minoranza sulla proposta di adesione, in quanto ferma restando la volontà di aderire alla CUC dell'Agenzia Aria Novara. In italiano significa che quindi voi eravate d'accordo ad aderire. No, in italiano significa che fermo restando che quella è la proposta che ci era stata. Vabbè, vado avanti, penso che forse sono io che non riesco a capire l'italiano, dovrò andare alla medizione. Ma non perché lo posso sostituire. Ferma restando la volontà di venire alla CUC dell'Agenzia Aria Novara, non ritengo di dover votare l'adesione senza avere conoscenza dello schema definitivo di acqua. Benissimo, questa era la sua dichiarazione, quindi io ritengo, è una mia dichiarazione, quindi me ne assumo la responsabilità, ritengo che l'ingegnere nazionale del gruppo di minoranza non essere delle altre, e cioè che erano d'accordo ad aderire all'Agenzia Aeronautica. Sono, è il mio, posso esprimere, il mio diritto a esprimere questa cosa, interpretarla in questo modo qua, io la interpreto in questo modo qua. Detto ciò, noi siamo fermamente convinti invece di aderire, come ci siamo detto, perché siamo
consapevoli del lavoro che è stato prodotto e dai responsabili, ma ne hanno formulato un parere di regolarità su questa cosa, e anche perché riteniamo che abbiamo la necessità, perché noi il 31 maggio scade il 31 maggio, 1 giugno, adesso non ricordo con esattezza, il servizio di raccolta rifiuti, per cui dovremo procedere ad assicurare questo tipo di servizio. E in ogni caso riteniamo, come ho detto precedentemente, che non abbiamo approvato il regolamento, questa tutela è a garanzia della comunità e di quelli che sono, e perché non ci convincevano determinati impegni che ci venivano richiesti dall'agenzia regolare. Quindi lo stiamo dicendo. Quindi evitare la discussione qua se è direttamente. Di riportare in allegato la delibera numero 4 del 28 gennaio 2016, perché là dentro sta scritto tutto quello che poi... Ma se la richiamano lo stesso? No, la deve riportare, cioè, i cittadini la devono leggere. È l'altro allegato. I cittadini andati sul lato prego devono leggere che cosa ha dichiarato il gruppo di minoranza. Quindi passiamo alla proposta di Luzzico. Vuole determinare l'approvazione dell'adesione alla CUC per l'affidamento a titolo gratuito del servizio di genitoriale e sanamento scolastico. Voti favorevoli? Voti contrari? Sì. Votiamo per le immediate effettività della stessa. Voti favorevoli? Voti contrari? Quindi passiamo al sesto punto del giorno, che è l'opera abusiva all'area spartimento, immobile acquisito di diritto al patrimonio comunale, definizione pratica senza dell'articolo 21 di DPR 180/2001, relazione seguente. Allora, ci è pervenuta una nota da parte della Procura della Repubblica in riferimento all'immobile abusivo sito in questo comune, alla via Spartimento, per il quale è stata, ci viene chiesto insomma, di comunicare se l'opera abusiva è stata definita con delibera consigliata di prevalente interesse pubblico e se è stata acquisita al patrimonio comunale, oppure se sono stanziati i fondi necessari per la sua demolizione e la loro concreta e tempestiva esecuzione. Trattasi, come abbiamo detto, di un immobile che si trova in una località a Spartimento, per questo la normativa, insomma, il DPR del 380 del 2001 prevede che quando vengono eseguiti in totale conformità del permesso di costruire taluni edifici, essi possono, attraverso provvedimento del dirigente, del responsabile del competente ufficio tecnico comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione, indicando nel provvedimento che l'area viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3. Se il responsabile poi non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene dell'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analiche a quelle abusive, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Una volta accettata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, tutto ciò costituisce titolo per l'immissione di possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. È il caso di specie per cui da parte della Procura, come ho detto precedentemente, ci viene richiesto di acquisito al patrimonio comunale di decidere il Consiglio Comunale se si vuole procedere alla, come dire, all'acquisizione del patrimonio comunale dell'UE.
essendo l'immagine, tra le altre cose, ricadente il nostro territorio, ma è oggetto di un provvedimento più complessivo che riguarda anche i morti vicini che però ricadono nel territorio del comune di Nola. L'intenzione della proposta che quindi si fa al Consiglio, che è condivisa in qualche modo, perché poi tra le altre cose la parte, solo la parte residuale ricade nel nostro territorio, è quella di destinarla a, ad attività di natura sociale. La destinazione che si propone al Consiglio, che è la stessa destinazione che in qualche modo avrebbe intenzione di, cioè la stessa procedura che potrebbe seguire il Comune di Nola, è quella di dare una destinazione di natura sociale all'immobile, quindi di non provvedere all'abbattimento delle case. Io non vedo, ho detto che forse non mi ha seguito, essendo un complesso più ampio, gran parte di questo complesso ricade nel Comune di Nola, parte residuale ricade nel nostro comune. In ogni caso, ho detto, non ha alcuna importanza, non ha alcun vincolo. Comunque, la proposta da parte del Consiglio, cioè la proposta al Consiglio è quella di dargli una destinazione di natura sociale. Riguardo ai rifugiati,
tu vuoi che i rifugiati sono siti, sono, siamo in attesa ancora della risposta del segretario generale, perché sono dati sensibili, ci ha detto, e deve essere autorizzata a poterci dare, però per sentito dire nel paese sono siti in via Polpe a Palazzone, una cosa del genere. Perché non destinare questo landing place, questo progetto di rifugiati, in quell'area? Quindi siamo d'accordo ad acquisirlo come prevalente interesse pubblico del settore sociale, più sociale di questi si vuole, lasciatemi dire, ma nel contempo acquisire oggi a patrimonio immobiliare comunale un'area, a prescindere dal valore intrinseco dell'immobile stesso, rappresenta un costo. In questo caso il gruppo di minoranza sta evidenziando che i costi che poi l'amministrazione, per poter ben mantenere quell'immobile che andrà ad acquisire a patrimonio, potrebbe ricavarli, vuol dire, dal progetto SPRAR, dall'Indispensi. Allora, questa è una proposta che ci viene, come dire, facile. Perché? Perché siamo quasi in mezzo alla scadenza di questo progetto. Non lo so se è volontà dell'amministrazione, quello che non abbiamo ancora i dati del bilancio, quindi a dire più ci evidenza se questo progetto sarà rinnovato, quindi andrà avanti. E nel frattempo, ripeto, il patrimonio immobiliare rappresenta un costo vivo per l'amministrazione comunale. Questo costo vivo potrebbe essere rimpinguato da ciò che si potrebbe, come dire, usufruire dalla partecipazione al progetto SPRAR, rendendo disponibile questo immobile. Non lo so lo stato di questo immobile in che condizioni è. Non conosciamo neanche quello che in cui è il lavoro, però diciamo potrebbe essere un'idea. Questa idea noi riteniamo di sottoporla all'attenzione del Consiglio e della maggioranza e di, come dire, verificare se è possibile un percorso unitario. Grazie. Parte il fatto che il progetto Landing Place, come si pronuncia bene in inglese, insomma, chiaramente è affidato, come tutti quanti sappiamo, a un'associazione che nell'ambito delle sue, della sua autonomia decide naturalmente determinate cose, ma a me pare che comunque in ogni caso, dandogli una destinazione di natura sociale, potrebbe in teoria anche essere anche questo tipo di attività, potrebbe comprendere questo. Poi bisognerebbe andare a vedere se quel tipo di stabile è in condizioni di poter, come dire, ospitare questo progetto che prevede, se non ricordo male, determinati spazi metri quadri per ogni occupante quell'alloggio. Quindi molto probabilmente, dico, forse non ci sarebbero queste condizioni, diciamo così. Poi non so se lei ha presente. Quindi lei conosce bene questo stabile di spartimento di cui parliamo. Sì. Penso che lo conosciamo tutti quanti. Lei lo conosce? No, io no. Ma lei non lo conosce. Era di Pino. Non lo conosco, me lo puoi chiedere al geometra Tufano Luigi, che non è riuscito a spiegarlo. Tanto è vero che insieme, l'altro giorno, ci siamo recati da geometra Franco Pecchino, che è riuscito a spiegarmelo dopo 10 minuti di difficoltà. Quindi le ho detto dei nomi, controllo, sì. Però io non capisco questi nomi, francamente, che significa questo. No, ho detto lei lo conosce ancora questo stato. Io lo conosco. Lo conosco. Lei sta ricavando questo. Lo conosco perché era uno stabile in cui venivano ospitati degli animali, era una stalla dove c'erano dei bovini, 6 bovini che poi sono stati anche acquisito all'epoca, quando è stato
iniziale, diciamo così, che era stata costruita abusivamente questo stabile. Per cui, di conseguenza, a me pare che noi non è che in questo consiglio comunale dobbiamo decidere se abbattere quello stabile o se destinarlo, quindi acquisito al patrimonio comunale. Io mi sono spinto anche oltre, ho detto che secondo me poteva essere destinata ad attività di natura sociale. Questo è quello che dico io. Chiedo di votare sulla proposta che ha fatto il gruppo di minoranza, che ripeto, oppure se l'avvocato Adelco si gentile, se l'ha trascritta già, di ripeto, c'è la prima di condividerla. Allora, il gruppo di minoranza chiede di destinare il progetto Landing Place degli immigrati, il progetto di quell'anno. In questo modo i costi per mantenere l'immobile potrebbero essere a carico di un certo sprazzo, rendendo così disponibili. È giusto. Dobbiamo solo aggiungere a domanda che nello spiegare questo io ho detto che noi siamo incontro alla proposta formulata al sindaco, il quale sindaco di acquisire l'interesse e di indirizzarlo nel settore del sociale. Quindi invece devo aggiungere questo. Allora, destinato al progetto Landing Place a favore dei migranti, rende così in conto a quelle che è la destinazione di carattere sociale che hanno risposto dall'amministrazione. In questo modo, i costi per mantenere l'immobile potrebbero essere presi da questo progetto. Chiedo scusa Presidente, ma non mi chiedo scusa. Allora, facciamo la riforma. Allora non dobbiamo fare così, il commento, lo faccio per no. Sempre vado a la prossima seduta in funzione. Posso formulare la proposta e leggermente me la trascrivere. Allora, sentita la relazione del sindaco, il gruppo consigliare di minoranza si indirizza. In questo sito
poter rendersi partecipe presso l'associazione che gestisce questo progetto in modo da modificare il sito dove sono stati collocati i rifugiati in questione. In tal modo l'amministrazione comunale ne ricaverebbe delle risorse economiche utili al mantenimento futuro dell'immobile acquisito a patrimonio. Grazie, avvocato. Siamo andando, perché il problema dell'oggetto di questa sera, appunto,
altrimenti tutto quello che ci vogliamo fare lo abbiamo tempo e modo di decidere. Quindi ora acquisiamo o abbattiamo e fare un qualsiasi progetto bisogna così. E altrimenti dobbiamo rispondere solo per l'abbattimento. Questo è il deliberato di questa sera. Ma noi stiamo parlando di tutta altra cosa. Stiamo parlando di tutta l'altra cosa, stiamo parlando di tutta l'altra cosa, sì, però stiamo parlando di tutta l'altra cosa. Allora, passiamo alla proposta di voto. Comunque la delibera numero 23 del 1 agosto 2013. Stiamo parlando di tutta l'altra cosa, sì, però come al solito lei ci racconta, vabbè, detto si dice passere del pappagallo, una cosa del genere. Fino ad adesso si ci ha raccontato solo fronte ogni qualvolta che lui in consiglio romano a contestare delle cose, a dire mandiamo gli atti in bronzo, a testa, a mano, si chiede a un altro. Ma perché deve di applicare quest'altra la delibera? Perché deve? Facciamo la delibera. Io ho fatto. Allora, ma questa è una cosa che esula dal discorso che stiamo facendo. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, come se lo assumerei quando in altre circostanze a te state facendo la convenzione con il segretario comunale che stabilite 5.000 euro, avete mandato la regione, ha scritto a destra e a mano perché la regione ci aveva concesso impropriamente dei finanziamenti, si spiega alla procura della Repubblica, ma se lo spalo c'è in alto, io sto dicendo, possiamo un attimo arrivare a quest'altra materia? L'abbiamo richiamata. L'abbiamo richiamata, va bene? Così chiedo di rimuovere fino a questa discussione, di passare al deliberato, quindi si delibera la proposta, si passa a voto, quindi e si propone di votare la proposta del libro così come formulata dal sindaco, quindi di acquisire l'immobile, patrimonio comunale destinato al fine sociale. C'è una proposta del gruppo di minoranza che io ho chiesto di fare la proposta e devo votare prima, ma di quindi votiamo prima quella del gruppo di salute del comune, acquisire il bene destinandolo eventualmente al progetto Lending, la proposta del gruppo di minoranza. Quindi voti favorevoli, ok, voti contrari. Quanti sono i voti favorevoli? E i voti contrari? Quindi si passa alla proposta di quadro al sindaco, quindi di acquisire il bene e destinarlo a fini sociali. Voti favorevoli? Voti contrari? Quindi passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Il processo di razionalizzazione deve spiegarsi anche dai generali, lo stesso
nello stesso comma, come descritto nel piano di razionalizzazione di cui trattasi, il comune di Cisciano partecipa ad una sola società, l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Romana, con una partecipazione di 2,75%, che ha comportato a suo tempo un costo complessivo di 7.321. L'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Romana, una società con soggetto per azioni, a totale capitale pubblico e senza scopo di lucro, costituita nel 2003 con un numero originario di 15 soci, attualmente aumentato a 18. Quindi, alla luce dei risultati positivi derivanti al Comune di Cisciano dalla partecipazione societaria di cui trattasi, considerato l'importo minoritario di partecipazione, l'intenzione dell'amministrazione continua ad essere quella di mantenere la partecipazione nell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Romana. Non vi sono altre necessità di intervento né da parte del Consiglio Comunale né da parte degli altri organi di riduzione di società o partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto facendo errore il Comune non intende partecipare ad un'altra società né ad altre partecipazioni societarie. Quindi c'è un errore, si riferisce alla società. Vabbè, quindi in pratica si è una presa d'atto, quindi praticamente noi riteniamo di continuare a far parte solo e unicamente dell'Agenzia Novana. Allora, posso noi del gruppo di minoranza dimostriamo anche in questo caso la nostra coerenza, dato che anche in campagna elettorale, quando ci siamo presentati, abbiamo detto che eravamo contrari all'Agenzia di Sviluppo Locale Novana, perché non riteniamo che è uno strumento che ha comportato negli anni utile e fatti rilevanti per i positivi per l'amministrazione comunale di Cisciano. Quindi riteniamo di votare contro quest'atto, perché riteniamo che la partecipazione all'Agenzia di Sviluppo Locale, sia una cosa, come dire, non utile